La cucina orientale a 360 gradi, ancora protagonista nel rinnovato locale dell'ex Yo-Yo, ora divenuto il Sushi Yo-Yo. Ma cosa significa questo nome? Ce lo spiega Susanna. Yo-Yo vuol dire che c'è sempre. Vogliamo dire che ci siamo sempre qui. Abbiamo pensato che abbiamo due locali, cioè più o meno stessa stile, che allora abbiamo pensato di dividersi un po', cioè al wok di Viale Bologna e tutto al buffet self service, che per dato e gente più diciamo più fretta, che hanno poco tempo di rimanere. Invece qui in Sushi Yo-Yo abbiamo pensato che vogliamo fare un locale più tranquilla, più elegante, più rilassante, più private per clienti. Un locale bello, elegante, tranquillo, dove la formula è sempre quella del all you can eat, ma servito ai tavoli dei camerieri. Una pranzo, una cena tra amici con le migliori proposte culinarie tipiche della cucina giapponese o cinese, che sostanzialmente si differenziano tra loro per il fatto che la prima, quella giapponese, è composta di portate fredde a base di riso, pesce crudo ed alghe rifinite con ingredienti diversi a seconda del tipo di piatto, mentre la seconda cinese rappresenta dalla maggioranza di piatti caldi saltati. Il tutto per un menù ricchissimo composto da oltre 170 piatti a scelta. Abbiamo proposto 170 piatti per scegliere dai clienti, sia cibo cinese sia giapponese. Che differenza c'è fra il cibo cinese e quello giapponese? Allora, il cibo giapponese, diciamo, si fa la roba soprattutto fredda, soprattutto crudo. Invece il cinese si fa più saltato della roba, è cotta e caldo. Ecco, qui troveranno allora un menù con oltre 170 piatti che potranno così ordinare di volta in volta che si è terminato un piatto, si può riordinare quanto si vuole e quando si vuole al cameriere. Sì. Allora, puoi ordinare quanto vuoi, anche più volte. Che si tratti di uramaki, nigiri, sashimi o zuppa di ramen, la cucina nipponica è sempre più apprezzata ed è dedicata a tutti gli appassionati e golosi di questa cucina e cultura, che in questo locale ben si sposano. Partendo dai classici del sollevanti, si estende poi anche ad interpretazioni fusion, con un gran finale di dolci europei e frutti asiatici, che vi lasciamo il piacere di scoprire allo Sushi Yo-Yo, accompagnati dai migliori vini e bollicine italiane. Con che cosa accompagnate i piatti? Ci saranno vini anche alla carta? Sì, vini, abbiamo diversi vini. Bollicine, vini bianchi. Bollicine, vino bianco, vino rosso. Ecco, il tutto un menù ricchissimo, abbiamo detto, e a pranzo e a cena. Da che ora a che ora siete aperti e quanto costa il menù? Il pranzo, il prezzo è 11,90, apriamo mezzogiorno e si finisce alle 3. Poi il giorno festivi costa 14,90. Invece la cena? La cena 21,90. Tutti i giorni, dal lunedì? Dalle 7 fino a mezzanotte. La qualità dei prodotti con cui sono realizzati i piatti? Beh, ce lo spiega bene Susanna. Abbiamo 5 cuochi per fare i sushi per dar dati ai clienti. Perché il sushi si prepara al momento, vero? Sì, si fa tutto al momento. Da dove provengono le materie prime con cui voi cucinate? I pesci sono arrivati tutti e qui in Cesenatico, tutto bello fresco, si arriva giorno per giorno. Quindi le materie prime sono di qualità italiana? Sì, sono tutte italiane. Vi piace il cibo italiano voi? Sì, molto. Però ovviamente vedo che l'arredamento invece c'è qualche cosa di giapponese nelle sedie, vengono proprio dal Giappone, giusto? Sì, sì, ci sono
i disegni che arrivano proprio dal Giappone. Ad accogliervi un locale esclusivo molto ben curato, dagli arredi essenziali con toni caldi in stile orientale e sposati con gusto decori floreali e tipici giapponesi provenienti appositamente dall'Oriente. Quattro sale private arredate ognuna di esse con un tema ed infine, non ultimo, l'immancabile banco dei sushimen che con la loro abilità preparano i piatti al momento in pochissimi secondi. Abbiamo fatto questo locale più elegante, curato e rilassante. Poi dietro proprio scorre anche l'acqua. L'acqua è un elemento che c'è sempre nei vostri ristoranti. Sì, perché acqua porta fortuna da noi, che porta fortuna, poi sentendolo acqua che scorre è bel suono, diciamo. Sempre parlando del menù, so che c'è un menù fisso e un menù alla carta, cioè? Sì, allora praticamente i clienti quando vengono possono scegliere o mangiare menù carta o menù fisso. Menù fisso è già prezzo fisso, compreso tutto, i 170 piatti. Invece a carta può ordinare un piatto o due piatti pagandolo solo il prezzo del piatto. Ti piace il locale? Molto. In quanto tempo lo avete riammodernato, cambiato, rivoluzionato poi? Quasi 2 mesi. Quanto personale ci sarà qui all'interno? Circa 20 persone. Sushi Yuyo, vi aspettiamo.